Una fontana del XIX secolo, nascosta tra la vegetazione, una colonna centrale già restaurata anni fa, al cui apice c'è la copia dell'Ercole Farnese. L'originale è conservato al Museo Archeologico di Napoli. Un restauro, quello effettuato da tutto il team, in tempo record. 24 giorni per ripulire le maschere e le sfingi dei segni del tempo e dei licheni. Qui si nota, foto A e foto B, la differenza. È stata una, come dire, abbiamo giocato come primo intervento, nel senso che non eravamo sicuri di innanzitutto trovare delle persone che potessero seguirmi e seguire gli architetti così come è stato fatto. Quindi era tutta un'incognita. Oggi posso dire che sono molto soddisfatta. C'è una parte degli interventi che abbiamo pianificato con un progetto redatto dall'Ufficio Città Storica, validato dalla Sovrintendenza, che prevede la manutenzione ordinaria. Vedrete qual è il risultato con la semplice manutenzione ordinaria effettuata in house da operatori di reset formati ad hoc. Quasi tutti i nostri dipendenti sono diplomati o laureati alle belle arti, quindi abbiamo anche contribuito a valorizzare le professionalità interne, che è un altro dei nostri importanti obiettivi, naturalmente nella misura in cui queste professionalità sono utili e fruibili dell'amministrazione comunale. Un progetto quindi secondo me molto importante, che dà immagine e lustro alla città, ma anche alla Reset, che come sapete è una società abbastanza giovane che quindi necessita di questo tipo di interventi. Adesso la fontana, che è soltanto la prima delle tappe dei numerosi restauri di manutenzione ordinaria che verranno effettuati il prossimo a Villa Giulia, torna a funzionare in tutta la sua bellezza, attivando gli oltre 170 getti d'acqua.